mi era capitato a Como. No, era capitato a Como già un paio di volte, quindi sono contento, è arrivato il terzo di testa e va bene così. Antonio, c'era andato vicino a Cosenza, adesso invece ci sei riuscito e hai portato il vantaggio alle Verstappen e hai messo un po' in discesa questa gara che sì, dai, noi stava dimostrando grande forza, però sembrava, sai, con la traversa e altre occasioni di non volersi sbloccare. Oh, questo gol lo cercavo da tempo, ogni partita mi impegnavo e cercavo in tutti i modi di riuscire a fare gol. In diverse occasioni sono stato un po' sfortunato, in altre potevo fare meglio io, però ci tenevo tanto a segnare e finalmente è arrivato questo gol perché ci tenevo molto e sono contento di riuscire, di esserci riuscito. Dicevi, il mister ci fa sentire tutto importante, oltre al gruppo unito, c'è la sensazione che sia anche questa un po' la chiave di volta che ha trovato Pancho, insomma, ogni volta, qualsiasi cosa. Un applauso ai ragazzi, sono bravi loro in campo, per esempio noi abbiamo parlato della capacità di cambiare modulo, l'ha rivolto comunque a voi, e questo forse anche vi sprona a dare qualcosa in più. Sì, come ho detto prima, io come tutti gli altri compagni voglio ringraziare il mister perché ci fa dare sempre il massimo, in qualsiasi allenamento, in ogni partita, e penso che tutti se ne rendano conto, poi ci fa sentire tutto importante, e sia per noi giovani e anche per, credo, per i giocatori più esperti, questa è una cosa fondamentale perché credi nei tuoi mezzi e quindi riesci a dare sempre di più. E l'infortunio? Ma purtroppo è una caviglia che già dall'anno scorso soffro un po' e niente, sono rientrato col destro e il piede sinistro è rimasto sul terreno e si è girata la caviglia. Penso che sia una ricaduta dell'infortunio che ho avuto già dall'anno scorso, però spero non sia nulla di grave e che sia solo una storta, una lieve storta. La Verstappen sta dimostrando, soprattutto nel gioco di Pancho, che utilizza molto anche le fasce laterali, di essere forte proprio sulle fasce laterali. Tu, Vella, De Castro, Bombaggi, adesso anche Gomez, siete giocatori importanti per la categoria, lo sta dimostrando. Ma sì, in effetti sulle fasce il mister ci chiede sempre di fare la differenza perché abbiamo la possibilità di provare a puntare l'uomo, comunque di sovrapporci con i terzini che lo fanno molto bene, sia Cancellotti, Contessa, ma anche chi gioca di meno ogni volta che ha giocato ha fatto il massimo. Quindi proviamo a fare la differenza nel senso che cercando di creare la superiorità numerica, poi a volte ci possiamo riuscire, a volte meno, però penso che fino adesso stiamo cercando di dare il massimo e i risultati stanno arrivando. Ti aspettavi un avvio di stagione così positivo da parte della Verstappen dopo la partita di Catanzaro? Ma ti dico la verità, non mi aspettavo nulla, nel senso appena sono arrivato ho trovato un bellissimo ambiente, questo lo posso dire. Ho trovato un gruppo unito, ho trovato un gruppo che ha sempre voglia di lavorare, sempre. Quindi sapevo che lavorando così potevamo partire bene e dobbiamo continuare così, perché con il sacrificio e poi essendo tutti uniti si può fare veramente bene. C'è qualcuno a cui dedichi il primo gol? L'ho detto prima, lo voglio dedicare alla mia fidanzata perché sta sempre con me, soprattutto nei momenti difficili. Voglio dedicarla a lei perché lei sapeva quanto ci tenevo e quindi mi sento di dedicarlo a lei.